alcuni italiani, ma le tasse aumentano di 160 euro per tutti gli italiani. Quello non è diminuire le tasse, è truffare la gente. È esattamente quello che ha fatto questo governo. Andate a dire alle partite IVA che sono diminuite le tasse, che per loro aumenteranno del 300%. Andatelo a raccontare a un agricoltore che deve pagare l'IMU agricola. Andatelo a dire a un commerciante che si vedrà l'IVA al 25%. A un trasportatore che si vedrà aumentato il prezzo della benzina. Basta tasse e basta uno Stato vessatore. Bravo! Il fisco ha diritto di vita e di morte sugli italiani, ma non ha con tutti lo stesso trattamento. Siamo l'unico Stato al mondo, l'unica nazione al mondo nella quale lo Stato mette i sigilli a un bar per aver evaso 95 centesimi di euro, ma allo stesso tempo condona miliardi di euro di evasione alle banche e alle società che giocano d'azzardo e convenzione dei partiti di governo. Produce alla luce del sole, tra sangue e sudore, fanno finta di non vedere le imprese cinesi che aprono e chiudono continuamente senza dare un euro all'erario, i nazionali che in Italia non pagano le tasse che dovrebbero, o la Fiat che dopo aver preso miliardi di euro dallo Stato italiano ha portato a fare fiscale all'estero quando non conveniva più. Basta immigrazione, abbiamo uno Stato sociale al collasso, ci sono sempre più anziani che mangiano la Caritas, sempre più famiglie sotto la soglia della povertà e lo Stato italiano spende 900 euro al mese per ogni richiedente asilo che arriva in Italia. Spiegate a Renzi e alla Boldrini che in Italia ci sono migliaia e migliaia di famiglie che non li guadagnano 900 euro al mese. Spiegate che la pensione sociale è di 480 euro al mese, l'assegno di invalidità di 270 euro, e non si capisce perché se un anziano italiano può campare con 480 euro, per mantenere un immigrato ne servono 900. Dignitoso alle famiglie italiane e poi ci occupiamo di tutto il globo terrestre. Bravo, cioè bravo, siamo tutti bravo, gli altri. E se l'Europa si sente tanto accogliente, beh, comincia a distribuire equamente i richiedenti asilo in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, invece di dire a noi che li dobbiamo accogliere tutti mentre gli altri chiudono le frontiere. Bravo. Abbiamo il problema della Libia, perché l'ISIS controlla le coste libiche e non sfugge che è l'ISIS a decidere oggi